Giovanni, buongiorno a tutti. Siamo nella splendida cornice di Masseria Pagliucci. Territorio garganico, Rignano garganico, per la precisione. E all'interno di questa masseria ci sono le paleolitiche grotte di Pagliucci, dove sono state rinvenute le prime tracce di farina al mondo di avena. Quindi il significato di questo, di questa giornata in masseria è questo, perché noi siamo stati ieri nel centro storico di San Martino Lama, dove tu hai esattamente, qui praticamente è portare alla scoperta i luoghi magici che molto spesso noi sottovalutiamo, pensiamo di non avere, e spesso pensiamo di andare a trovare altrove qualcosa che invece abbiamo dietro casa. Qual è il significato di Grani Futuri? Cioè, perché hai voluto ideare questa manifestazione? Perché innanzitutto volevo dimostrare che un prodotto semplice come il pane e tutto ciò che viene dalla terra può invece significare e portare un valore alto di una popolazione. Quindi diciamo il significato non è quello di far conoscere soltanto il pane pugliese, la produzione pugliese, perché ho visto, tra l'altro ieri c'era una fornaia indiana. Esattamente, quindi è lo scambio con i popoli. Perché il pane cosa significa? Sacralità, popolo, famiglia, condivisione, una molteplicità di significati, e lo spezzare, la condivisione di una pagnotta di pane può portare a tavola persone di tutto il mondo, e ognuno porterà la propria cultura la scambierà con gli altri. Ma il cuore del Forno San Marco io ce l'ho alla mia destra, è tua madre, Lina, che insieme alle tue zie praticamente sono l'anima, il cuore, sono la parte pulsante del tuo forno. Limburg, ma poi è stato qui. Vabbè, lui ha portato questa ventata di modernità affiancata a quella che è la tradizione, no? Questo sì, grande pane che voi preparate, anche perché San Marco in Lamis ha una tradizione sul pane, ma si conosce di più Monte Sant'Angelo, Altamura. Assolutamente, no? Assolutamente, esattamente così, no? La terza Altamura, Monte Sant'Angelo. Invece ieri abbiamo dovuto portare tante donne per strada, innanzitutto perché il ruolo del fornaio era donna a San Marco in Lamis e non c'erano fornai uomini, e poi perché comunque loro hanno potuto raccontare quella che è stata la loro infanzia, cosa si faceva in casa, invece in questo modo l'hanno potuto raccontare a tutta la gente proveniente da ogni parte.